Ciao bello, ciao. A che serie 7? Non te lo volete farne ancora. Finalmente dopo 6 mesi di duro lavoro dal canale, almeno un giorno, un weekend di vacanza. Andiamo in montagna. Tutti andrebbero al mare, ma noi siamo sempre diversi. Esatto. Andiamo in montagna. Abbiamo optato di andare in un posto un po' più fresco, dove possiamo avere appetito, mangiare, godercelo, goderci quest'estate fondo. Madonna, che termine! Sì, avere appetito. Ah, hai visto? Madonna, non mangiavo da 75. Sì. Sempre se ci arriviamo, perché questa mia macchinina sta sforzando un po'. Questa macchina non è a cavalli, è agli asini. Pure il trattore, ma in salita, in curva, sorpassarlo è impossibile. Ma che palle di fieno! Che due palle, che due palle! Perché stavo prendendo il via. Adesso ho rallentato un po'. Ce la faremo mai. Facciamo a 20 fino ad arrivare là. È passata mezz'ora e noi siamo ancora qua in Ma dove lo porta? Hai dice in montagna. Che cazzo serve sto fieno? Ma cosa serve il fieno? Ragazzi, con sta macchina non ce la faremo mai. Occhio! Occhio! Morto per una balla di fieno. Abbiamo fatto una piccola tappa per farvi vedere il paesaggio. Ma mica siamo in ritardo per nulla, no? No. Poi sto panorama, ragazzi. Esatto, ragazzi. Volevamo farvi vedere questo bellissimo panorama di dove cazzo siamo. Boh, ma che in teoria c'è scritto là. Andiamo a vedere. Questa è la camminata da vacanza. Ma che figata di paesaggio qua. Ecco come rovinarsi le vacanze. Wow, tanto siamo in vacanza, no? Vacanza? Sì, ma anche quelli dell'ospedale sono in vacanza. È comunque bella l'Italia, ma non ci vivrei. Buonasera. Tutto bene? Viaggio andato bene? Sì. Commenti? Sì. Avete sofferto la macchina? No, non soffro, questa macchina è sempre felice. Ho tenuto una bellissima stanza. Ah, okay. Tra l'altro ci sono ancora dei ragazzi qua della mise in forma del campo di Yokao. Ragazzi, lo posso? Sì. Anche voi in vacanza qua? Sì, per allenarsi. No, vacanza tranquilla. Ragazzi, adesso vi do le chiavi dell'appartamento. Grazie. Se avete qualche souvenir, tipo. Abbiamo un classico souvenir di zona che è questo. Prego. Bellissimo. Potete usare questo come antifurto. Ecco le chiavi dell'appartamento, prego, la numero 5. Questa il kit del letto, tutto. Prendi la roba. Soffro di insonnia. È un po', mi sento un po' questo qua. Ecco qua. Abbiamo un aiutino. Un omaggio alla goccia. Prego, fatela insieme tranquillamente. Sono già presa. Prego. E questo è il classico per andare a dormire. Mi sento già bene. Ci hanno appena dato le chiavi, sono delle chiavi un po' particolari. Perché ci hanno dato queste chiavi qua così? Non so, anche perché noi siamo venuti qua per divertirci. Un po' in vacanza. Sono delle chiavi. Ci hanno detto tenetele perché vi servono queste chiavi. Sono un po' particolari. Ci rilassiamo. Vacanza! Evviva! Oh, finalmente un po' di vacanza. Ci rilassiamo qua. Sei contento? Oh, finalmente. Sei contento? Sì. Allora siamo pronti? Oh, e poi che cazzo stai facendo? Oh, chi sta a correre? Ed è qui che capiamo il perché dei guantoni all'inizio. Infatti, ci troviamo presso le case vacanze Peron, a Salice Duzio, dove ogni anno, grazie alla collaborazione di Yokao Italia e al maestro Carlo Barbuto, viene organizzato le mise in forma, una settimana di puro allenamento per rimettersi in forma prima della stagione agonistica. Essa è composta da 3 allenamenti al giorno e questo è solo il primo. Non è stata un'idea per ieri. È vero. Mi hai detto che era una vacanza. Ti ho detto che era una vacanza.
Occhio che respirare buono. Ma sento quest'aria, è un retrogusto di grappa dietro. Profumo di grappetta. Abbiamo avuto la brillante idea di portare con noi la videocamera. Ma dai, è la cosa più scomoda della mia vita. Ho anche lo zainetto. Fa vedere lo zainetto. Carlo, tutto a posto? Tutto bene? È carico, è carico. Mamma! Sei in vacanza? Siamo in vacanza un cazzo così. Io mi stavo rilassando sulla sdraio, ma nulla. Oh. Ervin, sai cosa fanno i veri uomini? Tirano giù l'albero a tibiate. Dai. E già cede un po', eh. Ah, donna. Mamma mia, è carichissimo. Ah, facciamo i fighi, no? Stiamo correndo, in realtà faremo metà della strada camminando. Non siamo nemmeno a metà della strada, perché ci hanno detto la strada che facevamo l'andata dobbiamo farla anche il ritorno. E stiamo già camminando. Però là in fondo c'è uno spiraglio di luce. Com'è? Qua abbiamo una... Cambio gomme. Sta aspettando il treno, però. E comunque ogni anno organizzano, diciamo, una preparazione prima dell'anno agonistico. Il problema è la notte. Goccia. O si fa la goccia o non si gioca. No. È il primo giorno che lo facciamo, loro tutta la settimana si svegliano alle 7:30 per venire a correre. E noi siamo già morti dopo tipo un quarto d'ora. Non ci arriveremo mai al secondo. Ervin, mi sento osservato. Quanto cavolino è buona l'acqua. In bilico sulla fontana. Ci mette passione nel bere lui. Questa è modalità Thailandia. Crioterapia. Hai visto? Bellissimo. Anni e anni di studio, poi bastava una cazzo di cosa di fontana. Quest'acqua vi ringiovanirà. Io mi sento già più giovane. Ah, io un po' sì. Io sono ancora a posto. Colazione, io rimango qua finché non assorbo tutta l'acqua. Sai cosa non ho pensato? Che ora devo mettere le calze. Come cazzo faccio a mettere le calze? Se ci hai pensato anche tu. Primo allenamento finito. Quest'idea di far soffrire le persone prima di far soffrire nella stagione agonistica. Così arrivano in palestra e sono più preparati. Sì, snobbano tutti quelli che arrivano in palestra morti, loro sono già in esatto. Con l'aria pulita così, cioè proprio una figata. In teoria è fighissimo, è farlo un po'. Un po' dura, sì. L'obiettivo dello stage è quello di andare oltre i tuoi limiti. Comunque anche per prendere il caffè allenamento, oh, questa salita così sono già... è tipo in punta alla montagna questo bar. A te! Sei in chat! Io le gemme! Io pago. Meno male che non ero in mutante. Noi ci speravamo! Alle 10 ci sarà la seconda sessione, non ci si ferma qua. Tre sessioni, quella sono la prima. Ci sarà crossfit e corpo libero. Sono già morto. Andiamo tutti quanti. Bastardo! Dio, lei. Dopo la corsa inizia la seconda sessione di allenamento. Che è bello da dire, ma... E si entra dentro la palestra perché faremo un ciao! Buongiorno agli aiutanti, ho visto subito. Faremo una sessione di crossfit, penso, vero? Aspetta. Questa è vita da cane, visto? Io sto meglio loro di noi, poi dico vita da cane, che vita da cane? Sono le 10:30, un'oretta e mezza fino a pranzo, dove faremo yoga. Bellissima, quella è la mia parte preferita. Dai. Dopodiché crossfit, se non sbaglio. Siamo carichi, ragazzi? Siamo carichi? Oh, carichi. Un po' di... dai, un po' di entusiasmo, così! Ma che figo è allenarsi con questo panorama qua. Io volevo fare questo esercizio. Fantastico, ragazzi. 3 da 3 minuti così. Con un minuto di pausa, ci giri un po'. Round da finire nel minor tempo possibile di 100 salti di corda, 20 burpees e 20 sit up. Piante dei piedi uniti. Vado giù, tocco dietro,
slancio le braccia, tocco avanti i piedi. 20 minuti per chiudere il lavoro. Se lo chiudete prima bene, avete finito. Se in 20 minuti prima abbiamo finito, abbiamo finito lo stesso. Ragazzi, ciò che non si può fare si fa è stesso. Non farlo. Ok, diciamo che è finita la parte semplice. Poi inizia il circuito di CrossFit. E sono già provato dopo yoga. Come sono questi ragazzi? La grande. Sono io che sono morto. E gli occhiali da solo apposta per non far vedere l'espressione. Non ce l'ho più gli occhi. Se no cambiate inquadratura, già non si muove più. Adesso tengo la camera qua. Mettete in soggezione. Voi a che serie siete? Ciao bello, ciao. A che serie siete? Non dovete farne ancora? Ah, ok. Siete già in minuto di riposo. Possiamo riposare adesso. Se tutti lavorano tutta la settimana. Stiamo attenti allora. Tu ieri sei passato con la punta, hai fatto la sgommata. Ci vuole la qualità. La spinta, chi non ce la fa. Controllo qualità. Noi lo andiamo a riprendere. Io sono arrivato al terzo giro. Io sono al terzo giro. Io sono all'ottavo giro. Non è vero. Posso che stanno a scaldarmi, ragazzi. Quindi, Carlo, come siamo messi, Carlo? Ragazzi, io... Ma a che giro siamo? Mi sono sbagliato. Come? Sono già al decimo giro. Ho già fatto due giri con me. Presto! Bravo, Matte! Grande, Matte! Grandi tutti, ragazzi! Ce l'abbiamo finita fatta, la sessione. Ce l'abbiamo fatta. Io ho fatto tutti i giri. Non è vero. Di nascosto. Io per nulla. Ma tu non mi hai visto. Ma io li ho fatti. Ma neanche tu ti sei visto. Però... Allora, noi pensavamo fosse finita qua, invece no. Stasera ancora un altro allenamento. Pao, tecnica. Oggi facciamo sparring alle 4. Però ora c'è la parte più bella. Si va a pranzare. Ci tuffiamo? Io ragazzi vi motivo come sempre. Qualsiasi cosa faccia. Dai, bevi! Vai, dai! Metti i piedi, così! Riempi la borraccia, sì, ancora! Non mollare! So che puoi farcela! Il motivatore! Ancora più difficile, il tappo più piccolo! Attenzione! Aumentiamo la difficoltà! Ma tu ce la puoi fare! Dai! Ce la puoi fare a bere! Ce la puoi fare, ti sei preparato una vita per questo! Siamo tutti con non te. Mollare! Oh! Ma... Grazie ragazzi! Ragazzi, non litigate! Non litigare, cioè la cucina è amore, deve essere amore, tutti felici mentre cucinate. E il pranzo è pronto, ragazzi. Ringraziamo Alessia, la nostra cuoca di fiducia. Grazie. Adesso preghierina prima di mangiare, ragazzi. E dopo aver mangiato, prima di allenarsi del terzo allenamento, c'è la parte più bella del residence, questa. Il riposo del guerriero. E buonanotte. Ma che ve lo dico a fare? Dormire, mangiare, allenarsi in mezzo a tutta questa natura è fantastico. Però, come tutte le cose belle, prima o poi finiscono. E quindi è già ora di riandare in palestra. Beh ragazzi, finita la pausa pomeridiana. Abbiamo delle facce da galera qua. La maca non mi ha rigenerato. Ci tocca fare il terzo allenamento. E ora si inizia. Sei pronto? Sei carico? Dai, dai, tu sei carico. Ti vedo un po' ancora addormentato. Stai dormendo, di la verità. Ma faccia tutte insieme? Guarda come si fa. No. Carlo, cosa ci aspetta in questa terza sessione di allenamento? Adesso? Sì. Lo devo dire ai ragazzi. È il segreto, che a loro non lo dico. Adesso tutte le ragazze le facciamo una festa l'ultimo giorno. Ma sono due solo. Appunto. Loro ancora non lo sanno. Eccolo, il vero stile del fighter. Anni 60, eccolo lì. Madonna, quanto è cattivo. Finito il riscaldamento.
Ok, già questo ci ha provato. Ci ho appena detto di toglierci le scarpe. Cominciamo la sessione. No, te ho detto di tenere perché puzzi. Dobbiamo fare Paolo, ragazzi. Stai tranquillo, metto due per due, così è un po' più veloce. Come fare Pao a un 95 kg? Sentivi i colpi? Sentivo? No. C'è la convulsione. Sento... No, ma che è successo? Quanti anni hanno questi? 11 anni. 10-11 anni. Sono a vuoto. Ma sei Jai? In preparazione. Oh, sei pronto a prendere il botte te? No. Sei contento? L'ha appena detto di non farsi male. Oh, sono una bomba sulla cattiva. Davide contro Golia qua. Un abbraccio, cavolo. Dai, abbracciatevi. Un segno di pace. C'è anche la sessione di sparring è andata. Abbiamo preso un po' di botte. Io tengo la faccia così, se non capite se ho preso un colpo o no. No, tu li hai presi per fare della cicatrice. Ah, no. Eccolo, guarda che bella cicatrice. Com'è andata la sessione di sparring? Ti è piaciuta? Una merda, cioè, comunque sappiate che tanto lo montiamo il video, quindi sembreremo sempre con... Quindi se metteremo solo le scene di dove noi picchiavamo, che esatto, sembravamo che sarà assurdi. Solo una e ripetuta in loop. E ringraziamo Livo grazie per averci ospitato e per averci fatto provare questa esperienza di remise in forma. Bravissimo. Che ogni anno. Noi ricordiamo ogni gli anno. Gli sponsor escono subito. No, che ogni anno organizzato a Carlo Barbuto e Libo l'evento qua, remise in forma, Sanici Dulce o Case Vacanze per Ron. Venite qua perché se volete spaccare. Vi aspettiamo. E soprattutto c'è la grappa. Lì c'è la grappa buona. Questo è lo sponsor ufficiale. Questo è il secondo sponsor. Ci siamo con questo per sicurezza. Per una volta grazie per l'esperienza. Buon bis. L'anno prossimo siamo qua. Sì.